stars glow. Boia, che partenza! Ho fatto una bella corsa su. Dai, non è una carpa, però contiamola come carpa. Cioè, nel senso, contiamola come pesce valido. Eccolo. Ho fatto il punto. Ho sbagliato. Mi sono salato. No. Guardate che bella carpettina. E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fast Fishing. Nello scorso video di Fast Fishing vi ho chiesto di superare gli 80 like per fare una challenge, ovvero avrei fatto 5 storie su Instagram chiedendo un sondaggio tra due esche e tra quelle due esche dovevate dirmi quale utilizzare e sarei andato a utilizzarle in una sessione di Fast Fishing. Io ho cercato di essere abbastanza vario, avere un po' di tutto, tra cui un hardbait. Adesso andremo a vedere quali esche avete scelto. Mi raccomando ragazzi, ascoltate un attimo. Questo video è veramente super. Mi aspetto tanti like, ovvero superiamo i 100 like. E ho un'altra proposta per voi. Ho intenzione di fare una sfida. Ho un'idea. Prendere 50 euro e spenderli in attrezzatura da pesca. Canna, mulinello, esche, filo. Bene. E utilizzarla per andare a fare una giornata di pesca alla ricerca di vari predatori e non magari carpe, siluri, perca, reali, eccetera eccetera, in una sola giornata di pesca avere questo tempo per fare il maggior numero di pesci possibile, il maggior numero di specie possibili. Dunque mi raccomando, superiamo i 100 like per un video del genere e vi assicuro che secondo me verrà di fuori di tutto. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, passate ai social, sempre tutto qua sotto in descrizione, date un'occhiata anche all'attrezzatura. Dunque, andiamo a vedere che esche avete scelto. Ok, tramite il sondaggio sono andato a scegliere le esche. Vediamo il primo. Allora, tra i due vermi avete scelto quello marrone. Eccolo qua. TB70 della Seika. Questo qui. Bene, primo è andato. Secondo, tra le due ninfe ho voluto scegliere una ninfa perché comunque è un'esca abbastanza versatile e come vedete anche qua, questa qui, rosa. Tra i due vermetti qua di poco ha vinto il verde. Eccolo qua, TB23. Bell'esca che mi ha regalato tante soddisfazioni. Poi, tra shad e un piccolo gamberetto, shad anche abbastanza decisamente. Ed eccolo qua, il mini worm tubertini, colorazione 05. Infine, tra le hard, ha vinto il crank. Eccolo qua. Crankhetto, piccolino, floating, con amo singolo. Bene, andiamo in pesca. Ok, come vedete questa qua è la sezione che ho preparato. Intanto io direi di partire, dato che siamo su uno spot nuovo con acqua torbida, questa ninfetta che ho preparato su un amo curvo e corto, in modo da tenere questo assetto un po' più rialzato e interessante. Mettiamoci in tasca la settina, questa è l'unica cosa che ci serve. Lo zaino lo porto solo perché usiamo le videocamere dopo. E proviamo a pescare. Inseriamo la testina piombata fatta da me. Poi fino. La prima. Ecco
Oh, là c'è un altro. Non gli piace. Oh, eccolo qua. Trovato il punto. No, niente. Niente, oh, non vogliono la gomma qua. Non sono abituato. Niente. Prima volta che vengo in questo spot in assoluto. Brutto segno, non sarà semplice questa challenge. Qua c'è un'altra. Qua ce ne sono altre qua. Piano. Trovato un bello spot. Piano. Boia, no, mi ha rovinato tutto. Mi ha rovinato sia il suo che un'altra me ne ha rovinato. Potrebbe essere un'idea buttare sullo sciaddino, però... ho sbagliato. Mi sono salato. No, recuperato e invece niente. Oh, super, 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 super sospettose e difficili da prendere. Strettoiette e ombricina, qua ci deve essere una bella carpina. No, si spaventano. C'è qualche problema, si spaventano. Come posso risolvere io? Tanto proviamo a cambiare esca. Vediamo come, cosa succede. Vediamo se è il finto. Questo in teoria è un colore ottimo, perché si stanno nutrendo di alghe. Insieme al marrone, colori comunque naturali. Su acqua torbida ultimamente ci ho fatto un paio di carpe. Quindi perché non provare col verde, dai. Peccato non aver ritrovato quella di prima, ma forse meglio così perché era già sospettosa. Guardate. Sopra di lei. No, si è spaventata. Si è spaventata. Non buon segno. Assolutamente. Ho paura che qua col finto non vadano tanto d'accordo. Ciao, finalmente. Prima carpa, nuovo spot con l'esca da Tubertini, TB70, imitazione di un verme di mare, tipo coreano, vermo salso. Ok. Un attimo. Apriamo il godino. Ok, ok. Bella carpettina con la metà più grande. No, in mezzo alle erbe. No, 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 no. Canna bella piegata. Guardate che bella la piega, una bella schiena questa. Carpa veramente bella, guardate che colori, belli pieni.
anche bella combattiva. No. Ok. Che abbiamo una riva molto scivolosa. Finalmente il primo pesce è arrivato. Anche bello combattivo e visivamente. Ok. Il vantaggio di non chiudere tutto questo guadino è che si può fare tipo quello da carpe e tenere la carpa così in acqua tranquillamente. Guardate, calmissima. Prima esca andata, una bella carpetta. Guardate che bella carpettina. Presa perfettamente, ha tirato una bella mangiata. Guarda che bella, adesso liberiamola. Ok, prima esca è andata letteralmente perché la carpa me l'ha staccato dall'amo, quindi ritorniamo su una cassetta e prendiamoci stavolta lo shad rosa. Proviamo con lo shad rosa, ovvero il mini worm della Tubertini, questo qui. Permetto particolare, lo shad rosa su acqua leggermente sporca mi ha già dato belle soddisfazioni. Proviamo, dai. Stavolta al monto dritto, vediamo cosa succede. Ciao. Hai qualche strategia per prendere le carpe qua? Su, dimmi. Tu che le conosci meglio di me. Eh? Secondo te va bene questa esca? Mi sembrava un sì. Che ne dici? Sì, va bene. Cosa che non te la mangi te, che mi serve per le carpe, sai? Presa. Siluro, siluro, raga, siluro. Guardate col monofilo. Ho sentito una bella pacca. Infatti era un siluro. Ragazzi, il mono potrebbe spaccare. È un bel silurozzo. Boia, che partenza. Ho fatto una bella corsa, sì. Proviamo a prenderlo. Boia. Cazzo, è un bel siluro, eh. Guardate come lotta. Mai visto un siluro lottare in questo modo. Veramente, veramente strano. Siluro con l'optical sarebbe il top per questo episodio a Foss Fishing. Preparo il guadino, va là. Che non si sa mai se riesco a tirarlo su. Vediamo un po'. Cazzo, infatti sembrava strano per essere una carpa. Ok. Siluro con mini worm Tubertini. Guardate che bel silurozzo, non è mica piccolo. È un bel modo per mettere nuovamente alla prova questa canna e per dimostrarvi quanto vale, nonostante il suo costo che non è grandissimo. Non ho mai visto un siluro qua dentro e la pacca che mi ha tirato è stata veramente pazzesca. L'ho sentito bene, ho detto, cazzo, che razza di mangiata strana ha fatto questa carpa? Infatti non era una carpa. Mettiamo a prova. Dai, non è una carpa, però contiamola come carpa. Cioè, nel senso, contiamola come pesce valido. Diciamo che non restringiamo il video soltanto alle carpe, ma anche agli altri pesci di questo fosso. Ovvero, di siluro. Cioè, più di carpe, scardole e a quanto pare siluri non ci sono qua dentro.
Ok, non gli lasciamogli prendere troppo filo perché sennò là mi va a grattare. Aspetta, no, 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 scusate, là mi va a grattare, punto. Io mi sono preso appena un sacco di ortiche, che bello. Devo fare con calma perché ho paura che mi tagli il terminale. Ragazzi. Qui andava bene per utilizzare il crank. Guardate come fa a spaventare tutti i pesci piccolo. Qua lui cresce, c'è tanto cibo. Troppo anche. Porca troia, che scodata. Porca troia. Ho paura avesse tagliato. Ok. Ok, con calma. Io non ho un orario. Questo pesce è anche di belle dimensioni. Soprattutto preso così leggero. Ed ha ancora voglia di correre, però non mi va bene che vada in mezzo alle erbe. Sentite la frizione, quanto è bello sentire il rumore di questa frizione. Stupenda. Vieni su. Vieni su, little bastard. Cioè, le condizioni sono giuste. Acqua, bel colore, bel silurotto. Sembra più grande guardando solo la coda, eh. Lo immaginavo più grande. Però è comunque un bel silurotto che sta tirando e sta facendo piegare questa canna. Non mi importa, anche se non ho preso magari tutti i pesci con tutte e cinque le esche, però cazzo, un siluro e una carpa, direi che potrebbe anche andare. Dai, dai, no, prima mi sembrava un pochino più piccolo. Allora, qua io posso andare giù. Non è che sia tanto sicuro, cioè terreno crepato, che ha franato. Oddio. Piano, piano, piano. Io stavo prendendo su anche il guadino. Mi sono illuso troppo. Guardate il bel silurozzo, bello in forma di taglia. Vieni su, dai, dai, dai piccolino. Ok, il filo è sicuro. Guardate come l'ho preso perfettamente. Ok, ok, vai, è dentro. Che bel siluro. Pesa, pesa ragazzi, pesa. Boom, baby. Boom, baby. Che bel gattozzo. Guardate, cicciotto. Preso alla perfezione col mini worm tubertini. Guardate qua, con l'optical, un bel siluro. Optical, mini worm tubertini rosa e via. Alla matta perfetta, testina da 1,8. Un pesce più o meno da un metro. 5 kg e 2 di pesce non è male. Soprattutto così utile leggero, filo dello 0,18 di terminale e attrezzatura bella leggera. Continuiamo a pescare, vediamo se esce altro.
Preso. Cosa ho preso? Che pesce è? Io pensavo fosse una carpa. Ah, infatti è una carpa, una piccola carpa nera. E vai, già seconda esca andata. Adesso devo trovare un modo di andare giù perché qua è pieno di insidie, ortiche e via dicendo. Guardate, subito dopo il siluro è uscita questa bella carpettina nera. Vediamo, dai. È che era partita in modo veramente strano, non capivo che razza di pesce potesse essere. Che partenza. Sta arrivando su anche temporale. No, le ortiche, che male. Che male. Proviamo a cambiare mano. Non è arrivato meglio. Ok, ho rischiato di perdere il pesce per un taglio di terminale da un ramo. Vai, pesce in guadino. Bella carpetta. Ah, le ortiche sulle braccia, sulle gambe. Che fastidio. Ok, guardate qua. Carpettina, questa non faccio la ripresa perché sono pieno di ortiche, voglio andarmene via da questo posto il prima possibile. Guardate, bella bottarella in canna al lato della bocca, infetta rosa della Tubertini. La medesima, adesso rilasciamo questa piccolina che voglia di tornare a casa. Madonna. Che ho preso una nutri, eccolo là. Non me l'aspettavo di farlo mentre facevo questa challenge, volevo farlo dopo. Ecco, questo potrebbe un altro... Oh, guardate la galla, è venuta a prendere aria, che carina. Questo potrebbe essere un altro punto per prenderne uno. Qua ci avevo fatto una perlustrazione un po' di tempo fa. Le carpe ce n'erano e anche tante in questo punto qua. Vediamo, ancora là la carpetta. Cioè potrei prendere la crank, ma ora cambiare l'esca. Cibando a galla, è la mia occasione. Io ne vedo altre che cibano a galla, ragazzi, è la mia occasione per prenderne una con il crank, è l'unica occasione penso, quindi veloce, nodo velocissimo al volo, un po' di avvolgimenti, sarò già arrivato al 7-8, sì, dentro, fuori e dentro di nuovo. Non posso bagnarlo perché sennò prendo 70 malattie. Però questa è la mia occasione, ragazzi. Questa è la mia occasione. Doppio amo singolo senza ardiglione, quindi devo stare attento. Devo farlo sembrare una piccola cicala. Guardate, là c'è un'altra. Proprio piccolina, la vedo difficile. Cioè adesso là, quella là, la gomma era easy. Però guardate, là c'è un'altra più piccola. Evitato proprio la mia isca. Guardatele, sono qua che mangiano a galla. Questa è già più carina. Ti pare che mi si deve scaricare la batteria proprio in questi momenti? Ora la carpa più grande si è spostata. Qua davanti. Mi avvicino. È qua. Mangiato di fianco. Ok, questa non è quella più grande di prima, però forse me l'ho visto. Devo trovare un modo per poterla prendere. E mi sa che me l'ha visto perché non la vede qui. Cioè, o lo tengo così sotto la superficie a pelare, magari glielo passo davanti. Cioè, la mia intenzione era quella di farglielo lanciarlo davanti, muoverlo con piano, farlo sembrare una piccola cicala. Vediamo. Mm.
un fulmine. Porca troia, l'aveva mangiato! Porca troia, avete visto? L'aveva attaccato, solo che non avendo l'ancoretta è stata dura. Però cazzo, l'aveva attaccato, avete visto? Questo mi fa capire che le carpe mangiano tutto. Dovete solo crederci. Però cazzo, me la sono fatta scappare. Sono stato preso dall'emozione vedere la carpa attaccare come un bus, un escapewater. È una cosa bellissima. È rarissima. Cioè, un'esca così. E tra l'altro solo un amo adesso mi sono accorto. E non ho le ancorette dietro. Cioè sì, sarebbe meglio il monoamo, però in questo caso la carpa che hanno mangiata molto strana e non semplice, non essendo un predatore a tutti gli effetti, quindi non avendo una bocca larga, eccetera eccetera, e non prendendo l'esca bene in bocca. Eccola qui, la nostra sciarpa. Dai, dagli, anche te, dai. Lei è più complicata. Lei è dura. Il fatto che se ne stia andando non è un buon segno. Però sappiamo che le carpe l'avrebbero mangiato. Cioè, almeno se non riesco a prenderne una. Avrei potuto prendere una, ma mi sono emozionato. Mi sono emozionato troppo. E cazzo, l'aveva presa anche giusta alla fine, però magari l'amo era messo male, chi lo sa. Meteo parla chiaro, meglio smettere prima di rischiare di prendere un fulmine. Ragazzi, mi dispiace per non aver completato tutto. Faremo un altro sondaggio e un'altra sfida, magari per un altro pesce, che ne dite? Magari per il cavedano. Mi dispiace, però no, non sto a rischiare di prendermi un fulmine per un pesce. Non è una cosa da sani di mente. Abbiamo fatto dei bei pesci e soprattutto uno in particolare. Grazie per la visione, mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se sta alzando vento io tra poco mi prendo la pioggia anche bella forte. E dunque, per questo video è tutto. Ciao a tutti.